Io adesso vi voglio fare una sorpresa, una super sorpresa, perché vi avevo detto, no, guardate, il buon Gianni è alla guida, è pericoloso che qua e che là, ma se, sapete, c'è sempre il lato bello e il brutto delle cose. E siccome c'è un piccolo rallentamento, siamo riusciti a fare collegamento video col nostro Gianni Drudi, inquadriamolo subito! Ecco, volete la patatina? Sì, volete la patatina? Ve la do io la patata io stasera! Ciao Gianni! Ciao Dagmar, sono in coda, avvisiamo tutti gli amici in ascolto che in Emilia-Romagna ci sono un po' di tamponamenti. Dai. Ecco. Adesso sono all'altezza di Faenza, c'è un piccolo intoppo perché appunto c'è un incidente. Però arrivo, arrivo. Assolutamente. Ricordiamo che il nostro buon Gianni parte dalla Romagna, la terra del divertimento, e per raggiungere l'Arena Alpi Adria, dove sarà ospite questa sera. Non è la prima volta per te all'Arena, vero Gianni? Sono stato anni fa, però molti anni fa. È una bellissima, sì, arena. Adesso me la ricordo, sì, è bellissima davvero. Ma noi soprattutto... Poi c'è tutto questo mare. Prego, 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 dimmi. Sì, sì. Infatti poi ci sono tanti artisti, tanti ospiti che io conosco e mi fa molto piacere abbracciarli tutti con la mascherina, dobbiamo mettere la mascherina. Bravo. Anche se siamo vaccinati con Green Pass. Bravo, esatto, lo ricordiamo anche noi ancora una volta che gli eventi di Radio Sorriso sono tutti ad ingresso gratuito, ma c'è obbligo di Green Pass, quindi o con vaccinazione fatta o con tampone entro le 48 ore. Mi raccomando Green Pass, altrimenti non avete accesso all'arena. Caro Gianni, hai sfornato due nuovi successi quest'estate, la patatina e la cioccolata. Ecco che sono inseriti in questa compilation Formentera prodotta da Baracca e Pianoforte Edizioni Musicali. Ci sono tanti ospiti all'interno, eccolo qua perché era al rovescio, c'è anche Stefania Cento con Io No, poi c'è Sonia Galante con Io Ma Quale Formentera, poi c'è Cioccolata interpretata da me, poi c'è anche Lino Tancredi con Cuore di Menta, ma soprattutto ci sono i Gemboy insieme a Gianni Drudi con la patatina. Questa è stata proprio, tac, una lama per quest'estate, ci voleva, Sì, sì, ci siamo divertiti a farla proprio in tutte le salse quest'estate, in tutti i luoghi, insomma, dove siamo riusciti a fare spettacolo, cena con spettacolo, nelle ville private, nei locali, certo, nelle piazze, con le sedie, diciamo, con le distanze dopo comunque. Ne parliamo meglio Gianni, mi farebbe piacere approfondire, certo, questo e anche una piccola parentesi sul cantautorato insieme a te, su anche, va benissimo, perché te fai parte anche del nuovo Imaie, so che la tua scheda per fortuna ha vinto e sono molto felice di questo, dopo ne parliamo insieme, intanto ci vediamo il video della patatina, Gianni Drudi, Gemboy su Sorriso Radio Sorriso. Giovane che mai. Eccoci qua, ben rientrati in studio, sono sempre qui collegata via videoconferenza con il nostro Gianni Drudi che è ancora poverino bloccato nel traffico. Sono in mezzo alla strada, aiutatemi! Puoi fare anche una canzone nuova, sono in mezzo alla strada! L'autostrada che corre, quella di Antonello Venditti. Già. Beh, ragazzi. È vero. C'è stato un incidente prima di Imola, quindi siamo tutti bloccati. Però dai, speriamo che adesso mettano a posto, ripristino almeno una carreggiata o due. Speriamo, per dai. Per far passare, perché ci sono anche molti tir oggi, essendo, cos'è oggi, giovedì? Eh sì, è ancora ci sono settimana. Molti tir, molti, certo. Ascolta Gianni, stavamo parlando un po' dei concerti che stai facendo quest'estate, di come vivi i concerti, di come sono. Vuoi parlarcene un po' di com'è la situazione ora? Beh, diciamo che fortunatamente per chi fa spettacolo non solo da ballo, praticamente facciamo queste cene. Sì. E per esempio domani sera siamo a Montecatini Terme, esattamente a Pievenievole, provincia di Pistoia, e
con me ci sarò io insieme ad altri artisti, ma soprattutto c'è il concerto di Bobby Solo, con il quale abbiamo collaborato da tanto, sì, ma soprattutto in questi ultimi tempi abbiamo fatto 2 o 3 canzoni insieme, e una di queste è Un'estate a Saint-Tropez, che dovremmo fare il video quanto prima, e allora domani sera parleremo anche di questo. Sarà una serata all'insegna del divertimento, musica, ma musica con cena, quindi ognuno avrà il suo tavolo, il suo Green Pass, naturalmente, e si godrà questo spettacolo. Insieme a noi ci sarà anche il grande Antonioni, wow, della Fiorentina, perché sarà una serata anche dedicata alla beneficenza, e lui c'è sempre in queste occasioni, quindi domani sera lo saluterò volentieri, perché ci siamo già conosciuti l'anno scorso in un altro evento. Certo. E poi dopo sabato vado in quel di Torino per una festa privata. Sì. E quindi ritornerò in Romagna per poi fare altre serate. L'11 sarò in quel di si chiama Ponte Lago Scuro, in provincia di Ferrara. Certo. Insieme ad Alain DJ. Anche lì sarà cena e spettacolo con un po' di musica, insomma, live e sottofondo con il mio amico DJ. E poi il 12 invece sarò in un altro festival in piazza, sì, anche qui con tutte le norme normative adeguate, a Vertemate con Minoprio, in provincia di Como. Wow! Quindi poi andremo a salutare gli amici di Como. Che bello, un bellissimo calendario. Ma adesso che tu me le hai dette così una dietro l'altra, gli amici, se volessero andarle a vedere, leggere, segnarsene, dove possono trovare tutte le tue date? Beh, su Facebook le segniamo sempre, vengono segnalate, mettiamo i vari flyer, e quindi ci sono gli appuntamenti con Gianni Drudi, e poi anche su Instagram, e poi vabbè sui vari siti, delle varie manifestazioni. E se io ti dico, sono qui ubriaco di te, eccolo, fammi quello che vuoi. Fammi quello che fai! Siamo fermi, siamo tutti fermi! Siamo in panico! Oh, venite a salvare Gianni Drudi, mandate un elicottero! Sì. Che sollevateli la macchina, portatelo a Lignano! Una mongolfiera! Una mongolfiera un po' più lenta, l'elicottero già forse un po' più incomodo. Gianni, ma di questa cioccolata invece cosa mi dici? Cioccolata è una canzone, a me è piaciuta, l'abbiamo fatta insieme a una ragazza, una signora venezuelana che si chiama Garcia, oddio, com'è? Paola Garcia. Adesso c'è un'altra telefonata. Non ti preoccupare, dimmi pure. Aspetta che metto rifiuto. Metti rifiuta? Metto rifiuto. Sì, ho messo rifiuto. Sì. Allora, Paola Rojas Garcia, insieme a Federico Spagnoli, che è un autore di Milano, sì, che ha collaborato anche con Mina Celentano. Mi vedi? Non ti vedo, però ti sento molto bene. Ecco, ora ti vedo. Ecco, adesso mi vedo. Sì, perché quando arriva la telefonata, purtroppo io devo schiacciare rifiuta, e dopo poi li richiamo, dai, sono dei miei amici collaboratori. E quindi Cioccolata ha un ritmo bello, simpatico, divertente. L'abbiamo suonato con le chitarre, l'abbiamo cantato, abbiamo fatto i cori a distanza, Spagnoli da Milano, Claudia Rocas era a casa sua, e poi e io da casa mia, insomma, l'abbiamo lavorato a distanza. Certo. Gianni, posso farti una domanda così anche per approfondire, perché è importante, perché parliamo sempre di cantanti, di musicisti, ma io vorrei parlare anche di autori che stanno soffrendo molto in questo periodo, di case discografiche, produzioni. Tu che sei un autore molto rinomato, molto richiesto, che scrive per tutti, per tanti, insomma, per anche personaggi molto importanti, com'è la vita dell'autore qua negli ultimi tempi?
Diciamo che la SIAE purtroppo ha avuto questo grande calo, perché non essendoci più le discoteche, non essendoci concerti grossi, a parte quei più piccolini, ha incassato un 30%, penso, sì, del suo soldo. Quindi tutti gli autori, tutti i grandi compositori, gli editori soprattutto, hanno avuto questo calo del 70%. Sì. Ahimè, adesso la SIAE ha dato un aiuto, mi sembra lo scorso mese, agli autori, a una fascia di autori che hanno percepito nel 2019, sì, 1.500 euro fino ai 40.000 euro. No? Sì. A questi autori che fanno parte di questa fascia hanno dato degli aiuti, insomma, sì, che vanno da 500 euro fino a 7.000 euro. Mm. In base alle fasce che uno aveva. Quindi qualcosa ha fatto per questi autori. Adesso si spera che anche agli editori venga dato un aiuto. Certo. E in più adesso per invece gli interpreti, esecutori, vale a dire i cantanti, solisti e non, che sono primari, e ai vari musicisti che suonano strumenti, dal pianoforte, batteria, che basso, chitarra, che sono i comprimari dei vari dischi che hanno, sì, inciso negli ultimi anni, viene dato un aiuto oltre ai compensi dal Nuovi Maie. Io faccio parte dell'assemblea dei delegati musica. Io ne sono felice. Quindi anche Nuovi Maie ha dato un aiuto a questi autori, a questi interpreti, scusa. E quindi dai, non siamo soli, per fortuna, non ci siamo sentiti abbandonati. Certo, ovviamente questi aiuti non riusciranno mai ad andare a compensare la gravissima perdita che c'è stato con questo periodo di fermo dovuto all'emergenza Covid. Non è facile la rinascita, e per alcuni hanno dovuto anche addirittura proprio cambiare vita, smettere di fare il loro lavoro di musicista, di autore. Sì. Purtroppo sì, purtroppo è una brutta realtà che molti musicisti hanno dovuto trovare un'alternativa lavorativa per poter, no, affrontare la vita, le bollette di tutti i giorni, tanto lo sappiamo. Certo. E quindi, e poi chi è stato fortunato ha trovato un lavoro, chi non lo è stato magari ha trovato così quei mezzi lavoretti che magari, sai, non arrivi a fine mese. Certo. Sì, è un periodo sicuramente non facile. Cosa, secondo te, come si potrebbe ricucire un po' le cose e far un po' rimettere in moto questo settore? Qualche ingrediente, qualche magari aiuto? Cosa suggeriresti se tu potessi far qualcosa? Ma è difficile, perché non sappiamo questo governo cosa... quale sarà la prospettiva del nostro futuro da ottobre, novembre in poi, sì, perché vabbè, adesso questo Green Pass che sicuramente verrà obbligatorio, perché se tutti l'avessimo, magari, sai, il virus se ne andrebbe prima, almeno spero, almeno credo questo. Speriamo. Perché, sai, poi dicono che anche chi ha il Green Pass può poi riprenderlo, può essere positivo. Questo speriamo che non accada. Certo. Speriamo, insomma, ci auspichiamo di poter tornare molto presto e che i locali possano tornare ad aprire, o perlomeno almeno continuare la situazione concerti. Questo sicuramente, sì, dai, lo speriamo. Lo speriamo. Speriamo anche magari con la discoteca che magari conteneva 1.000 persone, perché non farla aprire a 500 persone, così hanno modo di lavorare un po' tutti, dai camerieri, i baristi, i musicisti, certo, a tutta quanta, no? Speriamo veramente. Sì. Gianni, adesso stiamo, sì, prego, stiamo ripartendo piano piano. Bene, dai, bene, stai ripartendo. Vedo che qualche tratto lo fai con la macchina. Dai, stai tranquillo, sì, se no sì, ti mando, sì, un elicottero che ti viene a prendere. Non ti preoccupare. Va bene. Però non, allora, ti assicuro che ti arrivi sera in arena. L'elicottero non arriva. Non arriva in arena. Senti, ma questa sera ci puoi anticipare qualcosa di cosa canterai?
ma ho due o tre brani in scaletta, quindi poi sicuramente Fichi Fichi e la patatina, poi il terzo brano sarà una sorpresa. Surprise, surprise. E io l'ho messo comunque in chiusura Cioccolate, perché vorrei farlo vedere che è una novità editoriale, appunto, Baracca, giusto? Grazie, grazie, grazie. Benissimo. Cioccolata, tu sei la mia cioccolata. Dai che si parte! Si parte! Dai, andiamo! Bene! Allora Gianni, io ti lascio alla guida, ti auguro di fare un buon viaggio. Grazie. E che insomma tu non trova più in toppi con gli incidenti. Mi raccomando, speriamo. Per le strade fate attenzione, mi raccomando. Andate piano! Ragazzi, non andate piano. Non guardate il cellulare. Ecco. Non guardate il cellulare. Perché sennò il Drudi vi scrive un'altra canzone qua. Va bene Gianni. Allora l'appuntamento questa sera con Sorriso a Lignano Sabbia d'Oro, all'Arena. Un bacio a tutti e vi aspetto. Grazie Gianni, ciao. Sei stato gentilissimo, super disponibile anche in auto a collegarti grazie con noi. A te, grazie. Grazie davvero. Un abbraccio a voi amici, che dire, non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento questa sera all'Arena Alpe Adria, tantissimi ospiti, la conduzione della nostra coppia super, Elisa Nadai, Alex Poloni, con il nostro direttore Roberto Gennaro, ci sarà anche il nostro editore Andrea Zanella, ci saremo tutti noi, ma soprattutto ci sarete voi, col vostro calore e i vostri applausi. Vi aspettiamo all'Arena questa sera a Lignano Sabbia d'Oro. Ancora grazie a Gianni Drudi, un bacione Gianni, buon viaggio! Grazie. Grazie, ciao a tutti. Grazie, un ringraziamento a Giovanni e a Giada Mardegan in regia. A voi tutti una buona continuazione di giornata e vi lascio con Cioccolata, Gianni Drudi e le sue nuove canzoni.